E allora oggi ti insegno una tecnica per inventare e ricordare facilmente una password lunga e complicata. Beh, il trucco è davvero semplice. Inventa una frase significativa che rappresenti il momento che stai vivendo. Può riferirsi alla sfera lavorativa o della vita privata. La frase può essere: smetto di fumare. Ora estrai da questa frase solo la prima lettera di ogni parola. Abbiamo i primi tre caratteri della password. Poi aggiungi dei numeri, ad esempio giorno e mese in cui hai deciso di smettere di fumare. Ma possiamo fare di meglio. Delimita e separa i numeri da un carattere speciale. Ad esempio così. Siamo già a 10 caratteri. Possiamo fare ancora meglio. Questa volta sei davvero convinto che riuscirai a smettere di fumare. E allora aggiungi la frase per davvero, o meglio, aggiungi solo il primo carattere delle singole parole. Siamo a 13 caratteri. Un punto esclamativo alla fine, beh, ci sta, no? Siamo a 14 caratteri. Infine, per rendere la password conforme agli standard, decidi tu come alternare caratteri maiuscoli a caratteri minuscoli. Alterna un carattere maiuscolo ad uno minuscolo. Ed ecco qua la tua nuova password. Siamo arrivati a ben 14 caratteri senza troppi sforzi. E se pensi alla frase che ha motivato la creazione di questa password, è semplice memorizzarla. Ovviamente questo è solo un esempio, ma ti fa capire la tecnica per trovare altri mille e mille frasi. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e condividilo. Alla prossima, ciao!